risolviamo questa struttura con il metodo dei nodi, cercando di fare il meno possibile commenti, perché abbiamo già dato spiegazioni nei video precedenti sul procedimento da seguire. Limitiamoci a dire che si tratta di una struttura vincolata in questo modo, quindi è una mensola sulla quale gravano queste tre forze. È una struttura isostatica perché è formata da maglie triangolari, quindi isostatica dal punto di vista dell'equilibrio interno, ma anche di quello esterno, perché è vincolata all'esterno con una cerniera, quindi due vincoli semplici, ed un carrello, un vincolo semplice. Questa struttura è considerata come un unico elemento, un unico blocco, e pertanto una struttura con tre gradi di libertà che vengono annullati da questi vincoli. E allora cominciamo a individuare le reazioni vincolari. Assumiamo un sistema di riferimento e ipotizziamo questi versi per le reazioni della cerniera e del carrello. Quindi abbiamo ipotizzato queste reazioni vincolari. Prima fase, individuiamo le reazioni vincolari con le solite equazioni che ben conosciamo. Segno negativo vuol dire che il verso in realtà è questo. Bene, abbiamo individuato i valori delle reazioni vincolari. Possiamo allora procedere alla individuazione degli sforzi nelle aste con il metodo dei nodi. Allora, passiamo alla determinazione degli sforzi nelle aste. Cominciamo dal nodo B, dove convergono solo due aste, ed il problema allora è risolvibile. Perché se abbiamo tre aste agenti contemporaneamente, è allora lì abbiamo più incognite, ogni asta rappresenta un'incognita, che equazioni, che sono solo due per ogni nodo. Quindi allora la S con A è certamente 0, perché non potrebbe essere equilibrata da nulla, quindi è una reazione che deve essere 0. La S con B vale 90 kN, perché deve equilibrare questa forza, e il verso deve essere opposto a questa, che è la reazione in B. Dunque questa è l'azione
esercitata dall'asta sul nodo, il nodo esercita una reazione uguale opposta e allora quest'asta è tesa. Ora possiamo passare al nodo A. L'asta abbiamo detto che scarica, quindi abbiamo solo queste tre forze più questa, la x con a. E allora scriviamo le equazioni di equilibrio. I segni positivi sono a significare che questi versi ipotizzati sono giusti, quindi S con D. L'asta comprime il nodo comprime l'asta. Il valore è questo. Negativo perché c'è compressione. Non dobbiamo guardare il segno dell'equazione, del risultato dell'equazione. Il meno è un segno convenzionale che sta solo a indicare che c'è compressione, indipendentemente dal segno che abbiamo qui. S con C, anche qui compressione sul nodo, dunque compressione sull'asta. Esaminiamo il nodo G.
Allora, nodo C.
segno positivo, quindi il verso è giusto. E allora questa equazione dell'asta sul nodo, il nodo risponde con una forza uguale opposta. Bene, abbiamo individuato con il metodo dei nodi gli sforzi in tutte le aste. Ci fermiamo qui e dunque buon lavoro.